Eccomi a casa, mi sono fatto una doccia, adesso posso rispondere facendo un altro video e ne farò sempre di video, raga, perché vi terrò aggiornati il più possibile. E vi dico subito che in descrizione trovate una notizia fresca fresca di oggi, che prossimamente partirà da un centro di ricerca di Osaka, un'università di Osaka che si è adoperata per la creazione di un primo vaccino sperimentale. E si sarà fatta la sperimentazione sugli animali, logicamente, prima di arrivare all'uomo. E si vedrà, detto, ma il laboratorio ha ottenuto dei risultati. Questo cosa vuol dire? Che in Giappone non c'è una cura al momento, ma una serie di farmaci di sperimentazione, come adesso la Viagen è arrivata in Italia. Era sulla lista che di tutti i farmaci che stanno testando ovunque, quindi non è una cosa che l'Italia non ci sarebbe arrivata se no perché miracolo, insomma, quale miracolo di Facebook. Il fatto che, raga, voi pensate che qua in Giappone ce la stiamo spassando, io vi porto almeno la mia voce e il pensiero di tanti italiani e stranieri che viviamo questa situazione qua in Giappone con un po' di paura da un certo punto di vista, perché quando tu vedi tutta questa calma apparente dovuta a che cosa? Se il governo non si muove e non dà degli ordini, delle ordinanze di restrizione o degli obblighi, ma solo semplicemente dei consigli, cioè non vi ammassate sotto gli alberi di ciliegio in fiore che potete ammalarvi, non fate quello, non fate quell'altro, ma comunque poi se tu non obblighi la gente, non gli dai un'ordinanza, loro fanno quello che gli pare, ma chiunque fa quello che gli pare, perché non è un obbligo, quindi è un consiglio, e loro si ammassano, girano, escono. Il restante degli altri che vedete in giro, se non ci chiudono le fabbriche, tipo dove io lavoro io, bisogna andare a lavorare, perché l'azienda dice dovete venire, c'è la produzione, dovete venire a lavorare. Se non ci arrivano ordinanze per chiudere gli uffici, i salari di me vanno a lavorare. Ed è quella la situazione di base. Niente, cioè è bloccato solo una piccola parte del paese. Le scuole prossima settimana, i primi di aprile, riapriranno di nuovo. E sono state chiuse solo un paio di 2 settimane, le restanti sono state il periodo delle festività della primavera. Quindi già il primo ministro giapponese si è già mosso su quella linea dicendo le scuole riaprono. Da quello che ho capito, e vi sollecito a leggervi i link che vi lascio in descrizione, pure Japan Times si è preoccupato di capire come si viene fatto quel tampone qua in Giappone. Da quello che sappiamo noi, bisogna avere la febbre 37,5 per almeno 4 giorni di fila, e una serie di altri sintomi. Se poi il medico, in base a una visita, reputa che c'è la possibilità, fa il tampone, fa il check. Da quello che sappiamo, a volte capita che se in un nucleo familiare non viene solo fatto il check solo sulla persona che in quel momento ha dei sintomi gravi, se tutto è positivo viene ricoverato solo lui. Cioè, vedete un po' la situazione come la viviamo noi. Io prendo il treno ogni cavolo di mattino con mia moglie e speriamo a Dio che quello che mi sta accanto non sia malato. Perché non solo frega me, ma frega tutti quelli che stanno intorno a lui. Ci sono usciti due articoli assurdi, oggi, soprattutto oggi proprio. Uno di questi tratta proprio il fatto che si cerca di evitare il blocco di Tokyo perché c'è paura di un aumento di contagi. Sono oltre 120-130 adesso casi. Al momento. Però sono tutti quanti divisi in varie parti della città e possono tutti quanti sfociare a dei focolai, perché questa gente ha preso treni, si è spostata, ha preso la metropolitana, è uscita ad andare a mangiare fuori, si sono spostati. E già che avete capito la situazione qual è. Hanno tirato basso, hanno detto un aumento di 500 possibili contagi in giro di 2 settimane. Io mi aspetto molto di più, visto che Osaka se ne aspetta 3.000 di contagi. Si vive così, si vive in un paese nel quale se il governo non muove un muscolo, nessuno muove un muscolo. Qua fanno tutto quello in base a come dice il governo. Devono essere tutti guidati, comandati, ordinati. Se non gli viene dato un ordine, loro vanno avanti. Poi la colpa di qualcuno sarà. E qualcuno dovrà fare degli inchini per scusarsi. Ed è quella la situazione, raga, che è un paradosso. È un paradosso. E molti mi contattate, ma si può comprare il farmaco qua in Giappone? Non si può comprare il farmaco qua in Giappone.
Non te fanno troppo manco il tampone, raga. Voi pensate che fanno il tampone a chiunque ha una tosse, la febbre o... Ci deve arrivare in condizioni veramente per valutare la probabilità di farti il tampone. In alcuni casi è raro che lo fanno, in alcuni casi si affidano degli esami del sangue, cioè... È l'assurdità più totale. Diamo che una parte do ragione pure un po' al pensiero di Pio De Emilia, che si rivive un po' con contesto di Fukushima. Con quella cosa un po' all'inizio si dice: no, ragazzi, vi preoccupate, va tutto sotto controllo. Per poi sapere che la situazione non era sotto controllo. E la situazione adesso è così: quella che noi viviamo adesso è una situazione di stallo, nel quale domani ci possiamo svegliare e avere 10.000 contagiati in Giappone, e manco ce ne siamo resi conto. E non c'è una cura. E quando voi siete convinti che ci sia, non c'è una cura. Perché quando si sperimenta un farmaco, si sperimenta, vuol dire che richiede del tempo. Che io non sono qui a Dio a dirvelo perché non ho le competenze. Ma basta che se ascoltate chi è del mestiere, che lo sta dicendo, che per avere un vaccino ci vogliono mesi o anni, per avere una cura devono essere fatte dei test. E si testano i farmaci, poi bisogna vedere se hanno risultati, bisogna vedere se c'hanno conseguenze. È un procedimento che, porca miseria, richiede fottutamente del tempo. In Giappone da febbraio stanno testando vari farmaci. Da febbraio. Il discorso bisogna capire come vengono classificate poi gli eventuali decessi. Se è una complicanza, cioè tipo, che ne so, una persona aveva problemi di cardiaci, quindi il cuore si ferma. Loro possono classificarlo come infarto, anche se la conseguenza potrebbe essere stato il fatto che lui si era ammalato del virus. Non sappiamo come vengono classificati. Io un sacco di volte vi ho detto che molte persone anziane muoiono in casa, ne vengono trovate 30.000 ogni anno. Chi vi ha fatto il video sul farmaco non ha la minima idea di certe situazioni sociali qua in Giappone. Non le ha, non ha idea. Non girano con mascherine, scarseggiano le mascherine, non si trovano le mascherine. Non si trovano le cavolo le mascherine. La gente veramente si potrebbero picchiare per le mascherine. Io faccio una previsione. Tutto se è stato gestito, forse o meno che sia, non sono qui a fare complotti e cose, non lo so. Sicuramente i numeri saliranno dei contagi in Giappone, ed è una cosa che già si è vista pure in Italia, quindi non è che il Giappone sarà esente o sarà, posso dire, lasciato fuori da questa probabilità. C'è questa situazione qua. Bisogna capire quando danneggerà il paese. Quindi, come chiudere il paese? Come chiudere un paese che già solo deve affrontare il rinvio delle Olimpiadi? Sarà una legnata a livello economico. Voi dite, ma che se ne frega dell'economia? C'è la vita della gente. Dipende dal tasso di mortalità di quel che ha questa malattia. Se un governo ritiene che sia giusto bloccare l'intero paese, se il tasso di mortalità è inferiore a quello di tante altre malattie. Giusto vi cito solo che il tumore fa 350.000, oltre 350.000 morti in Giappone ogni anno, e tante altre patologie fanno un sacco di morti. L'anno scorso sono morte 1.700.000 persone qua in Giappone, di varie malattie, anche di influenza, anche di polmoniti. Non credo che il paese si fermerà per una cosa del genere. Faranno di tutto per tenerlo aperto. Una crisi economica costerà un sacco di posti di lavoro e il Giappone non se lo può permettere perché è in un'economia sta che stagna da anni, con debito pubblico che non avete manco buona idea di quanto sia grosso. È una situazione che non è tranquilla. Questo è fatto. Io devo pagare sta casa. E devo andare a lavorare. Non ho scelta. Mia moglie non ha scelta. Non è che ci possiamo autosuonare per conto nostro. E quello è. Al ragazzo gli voglio dire, spero che ascolti sto video, capisca un po' la situazione, di fuori mo adesso del boom mediatico che sta avendo. Ma non ha capito che rischia, che non esce manco lui da sto paese fra qualche giorno. Perché non sappiamo, le cose si evolvono giorno per giorno e non sappiamo come vanno le cose. È stato chiesto a tutti quanti gli stranieri che rientrano dall'estero, specialmente adesso, di fare un'autoquarantena volontaria. Stesso anche ai giapponesi che rientrano. Cosa vuol dire volontaria? Come fai tu a gestire? Quindi il discorso cos'è? Se tu lasci, io devo pensare un attimo così. Se tu lasci la gente con la scelta di stare a casa o meno, e quella persona si sente bene, quella persona uscirà. Automaticamente, se è positivo, la trasmetterà. Se
Così puoi giustificare gli eventuali numeri che si alzano, che forse sono già alti, che chi lo sa, perché non si sa. Il medico che ha intervistato Pia Emilia ha detto non si vedono la gente nei letti che viene curata, quindi non c'è questa cosa un po' chiara, dice, manca un po' di chiarezza su dove sta sta gente, dove viene ricoverata, come viene ricoverata. Molte volte la gente viene spedita a casa senza sono positivi, quindi devono aspettare a casa che si liberi una clinica predisposta poi a tenerli in quarantena. Quella persona quando starà a casa? Nel tragitto come ci arriva? Prende un taxi e il tassista si contagia. Va all'alimentare e la cassiera e la persona che sta accanto. Avete capito la situazione com'è qua? Non dico che sia una bomba orologeria, ma c'è l'alta possibilità che qua la situazione sia, non, che potrebbe sfuggire di mano. Il farmaco non esiste. L'ho visto nella faccia dei miei colleghi quando mi hanno guardato, mi hanno chiesto alla mia famiglia, mi hanno detto ma tutto bene. La paura, gliel'ho letta negli occhi io, la paura. La paura di una persona che vive non con il mio contratto di lavoro, ma con un part-time, a 3 giorni a settimana, c'è cioè sto lavoro così, a 55 anni. Se si ammala, è rovinata sta persona. Si ferma di lavorare, è rovinata, è in mezzo a una strada. Ma come lei, milioni di persone, se si ammalano, finiscono in mezzo a una strada. Ecco perché nei treni poi sentite tossire, la gente non si vuole fermare. E il rischio più grave è rimanere senza lavoro, di ammalarsi. Io sono convinto, vedendoli, che sono disposti a rischiare di beccarsi la malattia pur di non fermarsi, perché fermarsi vuol dire fallire, non riuscire più a pagare l'affitto e finire in mezzo a una strada con moglie e figli o da soli senza nessuna copertura e sicurezza a oltre 50 anni, in un paese che è difficile rientrare nel mondo della società a quell'età. Poi se ti ammali, chi te lo dà al lavoro dopo? Se risulti positivo a una cosa del genere, ti chiudono le porte tutti quanti. Perché tutti hanno paura che tu possa ricadere, che forse non sei guarito, chi lo sa, non si fidano, ti cominciano a mettere da parte. È una situazione, raga, che è complicata. No. Ne parleremo in un altro video, altre notizie. Qualche link ve lo metto in descrizione. E vi sollecito a dare un'occhiata, a leggerli un po'. Così vi rendete conto realmente con la situazione, come si sta muovendo da queste parti. Un bacio, raga, fate bravi.